Piazza Cavour per la 20ª edizione del Festival del Folklore. Sono in compagnia di Tina Maciale dell'organizzazione Re Pambanel, che anche per quest'anno ha organizzato questo festival multiculturale, una tradizione che va rinnovata perché dobbiamo ricordarci dell'importanza di questa multiculturalità. Certo, e noi abbiamo lavorato molto sodo per poter arrivare a questo risultato, specialmente quest'anno, perché per via delle nuove cariche comunali, quindi abbiamo un po' temporeggiato per l'organizzazione, e siamo riusciti a portare anche questa volta le eccellenze del folklore mondiale qui a Bitonto. Avremo il gruppo del Kenya, e che abbiamo reperito proprio stamattina, è ancora in forze, però stamattina siamo riusciti a portarlo, il gruppo della Serbia, il gruppo della Repubblica Ceca, del Kirghizistan e infine noi. Spesso si pensa al folklore come qualcosa di antico, come qualcosa di distante dai giorni nostri, ma sono convinta che anche quest'anno la risposta del pubblico vi darà il giusto supporto. Certo, questa era la convinzione che aleggiava fino a poco tempo fa, un po' di anni fa. Adesso il folklore invece viene molto rivalutato e molti giovani si avvicinano e continuano nella vita di gruppo, e quindi è una tradizione proprio che non deve andare assolutamente persa, è inculcata alle nuove leve. 20ª edizione del Festival Internazionale del Folklore Città di Bitonto, un grande evento soprattutto perché rappresenta in questo periodo storico in cui da molte parti siamo tentati di chiuderci nei nostri confini, questo festival rappresenta una grande spinta all'incontro e all'arricchimento reciproco tra popoli. Ci sono gruppi di cantori, musicisti e danzatori provenienti dall'Africa, il Kenya, dall'Asia, il Kirghizistan, dall'Europa, Repubblica Ceca e Croazia, quindi l'Europa dell'Est, e poi dall'Italia. Domani ci saranno anche i messicani. Veramente una grande festa dei popoli, una festa di musica, di danza, in una città, l'ho ricordato prima dal palco, che nel suo motto, nel suo stemma, ha incisa la vocazione alla pace. L'ulivo, segno di pace, simbolo del Mediterraneo, sia di buon auspicio per questa città, ma soprattutto per il Mediterraneo, visto che è diventato un mare purtroppo inondato di troppo sangue. Questi eventi servono anche a ricordarci che nella reciprocità e nella differenza possiamo solo arricchirci. Ok, so we are the first time here but we have a lot of international folklore festivals in all over Europe and all over the world. And I think in general this is very very important for all the people, for all the nations. To see each other, to see different cultures, different customs, songs, music, dances. So I expect this festival will be also great. To investigate, at the first place, to investigate our culture, different customs, dances, music, and to present this, prepare with some choreographies and music and present to the people, not only in Serbia but on all the festivals and every occasions. Sons of Africa comes from Kenya, Nairobi. We do our practices at Kariakoo Social Hall, and we major in Kenyan traditional dances, which comes from now 43 tribes currently. So we combine every dance from each community to showcase and to preserve. Actually, the main thing is to promote our heritage. Yeah, it's the first time we are here in the south of Italy, actually in Bitonto, and we are very grateful to be here. According to the group itself, whatever we think of for the festival, the folk festivals, is to preserve the cultures that different groups have, and it's good because people come together for the exchange.
so we do the exchange together and we learn from each other.